Ricevo molti messaggi da amiche e amici che mi ringraziano per i consigli e gli insegnamenti che vendo nella mia piccola galassia social. Tra i tanti cito il commento di Titti, scritto su YouTube, poco dopo aver pubblicato la pillola 73, come essere felici, sani e avere successo. Ho scoperto ora questo canale, sto vedendo tutti i video e spero che cresca sempre di più perché mi ha migliorato le giornate. Sono certo che quel mi ha migliorato le giornate per Titti valga il prezzo pagato. Ma quanto ha speso Titti per guardare tutti i miei video? Zero, neanche un centesimo. La pillola 73, come le 72 precedenti e quelle che seguiranno, nonché le risorse distribuite tramite i siti massimobinelli.it e atletavincente.com, mi sono costate tempo, impegno, studio, denaro, ma non le ho vendute né a caro prezzo né a buon mercato. Le ho condivise gratuitamente senza chiedere nulla in cambio. Ti stai domandando il perché? Ne parliamo dopo la sigla. Ciao, sono Massimo Binelli. Prima di rispondere al perché, ti racconto qualcosa di me. Nulla che già non sia noto, poiché la mia biografia è pubblica, però ti risparmio la fatica di cercare in rete. Nella mia vita ho sempre puntato al massimo, nomen omen, a causa di una malattia che si chiama ambizione, competitività innata, voglia di arrivare primi in tutto. Parliamo del capitolo sport. Quando ero piccolo e gracilino, chiesi a mia madre di portarmi in una palestra di pesistica e cultura fisica, dove già andavano i miei amici grandi e grossi e prepotenti, perché volevo farmi le ossa, volevo imparare a difendermi. Dopo qualche tempo dissi all'istruttore che avrei voluto fare le gare e diventare un campione di sollevamento pesi. Puoi immaginare, risate generali, commenti tra l'ironico e il sarcastico, ma io non mi sono mai scomposto e ho sempre continuato ad allenarmi con grande impegno. Gli amici arrivavano in palestra e i pochi esercizi che completavano erano solo l'intermezzo tra una chiacchiera e l'altra. In un'ora, 10 minuti di allenamento e 50 di parole al vento. In quella stessa ora io sollevavo pesi per tutto il tempo. Mi allenavo 10 volte più di loro perché avevo voglia di primeggiare, volevo superarli e stavo diventando forte, molto forte. Non solo sono diventato un campione, ma ho conquistato 11 primati nazionali, alcuni dei quali tuttora imbattuti. Ho partecipato alle più importanti competizioni internazionali, concludendo la mia prima carriera nel prestigioso gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro. Chiusa la parentesi con la pesistica, mi sono avvicinato ad altre discipline sportive, ripartendo da zero, con nuovi obiettivi da raggiungere e sono tuttora in piena attività, con un medagliere che continua a crescere di peso e di valore anno dopo anno. E ora parlo del capitolo lavoro. La mia ambizione, fin dai tempi della scuola, era quella di guadagnarmi da vivere in modo autonomo. Sia chiaro, rispetto nel modo più assoluto il lavoro dipendente, ma ho sempre pensato che non facesse per me e in questa mia visione della vita mi scontravo con i miei genitori e soprattutto con la nonna, che avrebbero preferito la tranquillità e la tradizione familiare del posto fisso. Beh, se solo avessero potuto immaginare cosa sarebbe diventato oggi il posto fisso, forse avrebbero insistito meno, ma tant'è. Io imperterrito sono andato avanti per la mia strada e con i soldi messi da parte con lo stipendio da poliziotto, vivendo nel centro sportivo non avevo costi da sostenere, quindi risparmiavo. Ho aperto un ufficio di consulenza finanziaria e mi sono speso dando tutto me stesso in una professione che a quei tempi si poteva letteralmente improvvisare. E infatti io avevo tutto da imparare. Oggi, se mi trovassi di fronte un giovane acerbo consulente, arrogante eppure presuntuoso come era il Massimo Binelli di allora, non so se sarei comprensivo come lo sono stati i miei numerosi clienti, però a forza di testate e di gomitate mi sono fatto largo, modificando o addirittura reinventando più volte la mia identità professionale e conquistando la fiducia di aziende prestigiose, alcune delle quali puoi trovarle nel mio portfolio. Perché questa lunga premessa? Non è autocelebrazione, tutt'altro. Intendevo farti capire che in tutti gli ambiti della mia vita, per ragioni di cui solo oggi ne ho la piena consapevolezza, immaginavo di raggiungere grandi traguardi, non ho mai pensato solo alla sopravvivenza. Puntavo a risultati di valore e avevo la motivazione alle stelle per conseguirli.
Certo, non tutto è andato come desideravo, fa parte della vita. Però se al posto di un risultato grandissimo ne è arrivato uno soltanto grande, è pur sempre qualcosa di importante, non sei d'accordo? Se invece avessi puntato a qualcosa di mediocre, forse avrei raggiunto solo la sopravvivenza, ossia la morte spirituale, la totale assenza di motivazione e di stimoli, almeno per me. Ricordo un collega poliziotto che ripeteva quasi ogni giorno, persino con evidente orgoglio, che la sua ambizione era quella di arrivare all'età della pensione baby, all'epoca esisteva ancora, ossia 46 anni, 6 mesi e un giorno. Non so se il suo sogno si sia avverato, non ci siamo più sentiti, ma l'idea che sia un pensionato già da qualche anno mi riempie di tristezza, di profonda tristezza. Ho ancora davanti la sua faccia quando gli dissi che stavo per andare all'ufficio personale a rassegnare le dimissioni perché avevo altri progetti. Riesci a immaginarla? In sostanza, fino ad oggi, e non sono più un ragazzino, in ambito sportivo e lavorativo ho puntato prima di tutto su obiettivi forieri di motivazione e di soddisfazione personale. Il denaro è stato soltanto un effetto collaterale, perché se avessi mirato al denaro avrei scelto una disciplina sportiva ricca e non uno sport povero. E non c'è ragione che mi porti a pensare che con lo stesso impegno che ho dedicato ad uno sport minore non sarei arrivato ai vertici di uno sport ricco. E avrei scelto una strada professionale più riconosciuta e soprattutto più remunerativa. Dunque adesso è tempo di riprendere la domanda iniziale. Perché regalo così tanto della mia professionalità in ambito sportivo e lavorativo, conquistata versando ettolitri di sudore, studiando una milionata di pagine di libri e sbattendo la testa su tanti spigoli appuntiti pur di perseguire i miei obiettivi? Perché sono convinto che solo se dai molto e incondizionatamente, molto di più di quello che gli altri si aspettano da te, con passione e entusiasmo, senza domandarsi se sia vantaggioso o se sia il momento giusto, e solo se vieni percepito come specialista del tuo campo, sportivo, professionale che sia, puoi ottenere credibilità, fiducia e rispetto. Il denaro è certamente importante perché la professionalità ha un valore e se non lo sottolineassi sarei solo un ipocrita, arriverà di conseguenza. È come la vittoria per un atleta, arriva quando smette di pensarci, ossia quando torna nel presente, nel suo qui e ora e si concentra solo su ciò che sa fare bene. Punta alla qualità e al valore di ciò che sai fare e che ti piace fare e ti arricchirai. Punta soltanto ad arricchirti e anche con le tasche piene di soldi sarai sempre povero. Non cercare in rete la fonte, è roba mia questa. E questo è il motivo per cui regalo molto e ogni commento di approvazione come quello di Titti mi arricchisce, mi ripaga di ogni sforzo. E quando chiedo un compenso per la mia professionalità di business coach o di sport coach, sono pronto a dare 10 volte di più di quello che il mio cliente si aspetta di ricevere. Possiamo chiamarla filosofia del dare per ricevere, applicabile in ogni campo della nostra vita. È importante ciò che fai ora, quindi agisci subito, buttati a capofitto sulle opportunità e sui tuoi obiettivi, accetta le sfide, punta a vincerle con sano agonismo e ricordati di dare 10 volte di più di ciò che gli altri si aspettano di ricevere da te. Vuoi saperne di più su come sviluppare una filosofia del dare per ricevere vincente e personale? Contattami e ne parliamo. Visita il sito massimobinelli.it, inserisci il tuo nome e la tua email più importante per iscriverti e per ricevere subito la mia guida per la tua crescita personale. Poi clicca su Contattami. Trovi tutte le istruzioni per inviarmi un messaggio e per prenotare, se ti va, la tua prima sessione di coaching gratuita direttamente nella mia agenda online. Sempre all'interno del mio sito puoi visitare la sezione risorse gratuite dove puoi scaricare materiale molto utile per la tua crescita personale. Trovi tutti i link nella descrizione, qui sotto. Infine, se ancora non l'hai fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube e a lasciare un commento o a rivolgermi una domanda sempre qui sotto. Sei il primo? Bene, rompi il ghiaccio, è un modo per uscire dal torpore e passare all'azione, subito. Alla prossima, ciao!